Ragazze, buongiorno! Finalmente eccoci ritrovati nel nostro canale dopo qualche settimana buona di assenza e per imprevisti di vita, come li chiamo io, tra raffreddore, malanni, impicci, impegni, ma eccoci nuovamente qui. Allora, questa mattina a Roma piove, ma penso non siamo un caso unico, insomma. E allora, questo tempo ti ispira a fare che? Ovviamente un dolcino, molto semplice da preparare. Come vedete, qua già ho preparato tutto ciò che occorre. E questa tortina andremo a preparare i dosaggi dei nostri ingredienti usando un semplice cucchiaio. Infatti, questa è una torta di base con succo di limone. Vedete che io amo tanto i limoni. Di cui, come dicevo poc'anzi, andremo a misurare o pesare gli ingredienti con un cucchiaio. E allora nell'ordine andiamo a vedere. Quindi ci serviranno 3 uova, eccole qua, 12 cucchiai di zucchero, eccoci, 12 cucchiai di farina, 00 in questo caso, eccoci, 12 cucchiai di olio di semi, eccolo qua, e abbiamo poi 6 cucchiai di latte e poi ecco uno degli ingredienti principali è il succo di limone. Questo è il succo di 2 limoni e abbiamo preso anche la buccia, la scorza di limone dei 2 limoni che abbiamo spremuto. Infine un pizzico di sale quanto basta e una bustina di lievito per dolce ed ecco qua. Tutto ciò che ci servirà, eccoci, è una terrina, ovviamente una ciotola dove montare il nostro impasto e la frusta elettrica. Diciamo che siamo pronti, possiamo anche mettere le mani in pasta. Allora, dunque, io mi metto i miei guanti perché ho lo smalto alle mani e direi che possiamo cominciare. Allora, quindi adesso prendiamo la nostra terrina, vedete lì all'angoletto ho il mio fantastico, la mia fantastica agendina dove io vado a scrivere tutte le mie ricette. In realtà questo mi è stato anche regalato per il mio compleanno da una mia carissima amica e quindi proprio questa mattina ho cominciato a scrivere le mie ricette lì. Allora, eccoci qua. Allora, spostiamo i nostri ingredienti. Ok, ce li teniamo tutti quanti a portata di mano. Allora, perfetto, quindi che cosa facciamo? La prima cosa, prepariamo tutte le varie prese che ci servono per... Ecco qua, questa è la nostra frusta pronta all'uso. Allora, in questo caso, la prima cosa che facciamo, sposto tutti gli ingredienti, appoggio qui la nostra frusta elettrica, spero che il filo non sia d'impiccio, andiamo a prendere le nostre uova e le andiamo a rompere nella nostra terrina 1. Piccolo incidente di percorso, ogni volta che devo rompere le uova, qualcosa, qualche pezzettino di guscio deve andare giù e togliamo i primi recipienti, così facciamo spazio. Insieme con le uova, che adesso andremo a montare, aggiungiamo un pizzico di sale che io ho qui. Eccolo qua, me lo sono messo a portata di mano. Eccoci, ma proprio un pizzico, eh? Ok. Aggiungiamo anche lo zucchero. Eccolo qua. Ok. Cominciamo a montare. Cominciamo a montare.
adesso andiamo ad aggiungere il nostro olio. Piano piano. Adesso andiamo ad aggiungere prima la bustina di lievito per dolci. E cominciamo un po' alla volta ad inserire la nostra farina. Aggiungiamo il latte. Andiamo ad aggiungere il nostro succo di limone. Andiamo ad aggiungere la scorza dei nostri due limoni. Il nostro impasto pronto. Allora, per le sostituzioni, ovviamente, se non amate il limone, preferite l'arancia, sempre con lo stesso principio, andate a spremere due arance e prendete la scorza delle due arance che avete spremuto. Diamo un'ultima girata con la nostra lecca pentole. Ok, allora questa qui va in forno. Adesso andiamo a prendere una teglia che andiamo ad infarinare e ad imburrare. Questa qui va in forno per 40-45 minuti a 180 gradi. Allora, rieccoci qui. Quindi abbiamo preso una teglia che abbiamo imburrato e infarinato, ovviamente abbiamo tolto l'eccesso. Adesso prendiamo la nostra torta e l'andiamo a
versare, guardate quanto è bella e fa un buonissimo profumo di limone. Veloce e semplice da preparare, ottima per la prima colazione, buona per la merenda, non ha burro. Il burro abbiamo semplicemente usato per preparare la teglia per la torta. Detto questo, accendiamo il forno statico. Io ho sempre il mio libricino delle ricette qua vicino. A 180 gradi, va in forno per 40-45 gradi, considerate, ve la faccio vedere. E ovviamente a seconda dei forni io suggerisco sempre di controllare la cottura, perché ogni forno insomma è diverso, no? Sia da quello a gas che quello elettrico. Ci vediamo a fine cottura, direi. E a dopo. Allora, quindi abbiamo detto 180 gradi a forno statico, 45 minuti di cottura. Eccola qua, questa è il fondo. Adesso lo andiamo a girare. Voilà! Un buon profumo di limone, adesso zucchero a velo sopra e lasciate raffreddare bene bene e servite ai vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, finalmente siamo tornate nel nostro canale, vi invito sempre a seguirci sui social, anche quest'oggi abbiamo aggiornato il nostro blog, scriveteci le vostre idee, cercateci sui social, presto e buona giornata, ciao! Tra l'altro è anche senza burro. Ok, perfetto.